sofferta vittoria per le ragazze del Mister Lauri, che hanno avuto la meglio sulle tradizionali rivali del Camerano proprio quando sembrava che dovessero spartire la posta con le avversarie. Secondo successo consecutivo per la vice capolista biancorossa, che conserva così la seconda posizione in graduatoria. La squadra si è battuta al limite delle proprie possibilità. Tutte le ragazze vanno elogiate in blocco per aver interpretato alla perfezione le disposizioni del loro allenatore. Ma la vera artefice del successo teramano è stata Maria Di Domenico, miglior realizzatrice, che ha dato una lezione di umiltà e nello stesso tempo di bravura alla collega ospite della nazionale, schierata con il numero 10 in campo. Per darvi dimostrazione dell'abilità della teramana, vediamo alcune delle sue conclusioni finite alle spalle del portiere avversario. Il primo tempo scivolava in perfetta parità, ma erano le teramane con un guizzo conclusivo a impossessarsi della gara, mettendo al sicuro il risultato sul punteggio di 9-8. Appena iniziata la ripresa, la Selcodata operava l'allungo decisivo con veloci contropiedi sugli errori più frequenti delle avversarie. Erano però gli ospiti a cercare di rimontare, operazione che si concretizzava proprio verso lo scadere della contesa, quando si portavano un solo punto dalle padrone di casa. Lauri strigliava le sue ragazze, forse un po' appannate dal grande forcing prodotto ad inizio ripresa, anche perché le teramane hanno dovuto fare a meno della straniera Christoffersen, che il mister ha tenuto in panchina per tutto l'arco dell'incontro. Buona nel finale la prova del portiere Zaraga, che ha intercettato parecchi palloni scagliati verso la propria porta. Facendo appello all'orgoglio, le teramane riuscivano a concludere la gara in proprio favore per 17-16, dopo aver sofferto molto per mantenere il risultato a proprio favore. La Selcodata ha giocato la miglior partita della stagione, anche perché ha vinto con merito contro una squadra ben amalgamata. Stop.